Siete nuovamente collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo, provincia di Reggio Calabria. È sempre Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Borgo Grecanico Ludos Vecchia Miniera, valevole per il campionato di seconda categoria Calabria, girone F. Risultato del primo tempo 0-0. Dirige il signor Pietro Iachino. Le formazioni del primo tempo: Borgo Grecanico, Liuzzo, Manganaro, Caridi, Nucera, Martino, Giuseppe Russo, Focaslo, Orlando, Nicola Russo e Marra. Ludos Vecchia Miniera, Cutrupi, Morabito, Iracà, praticò Lia, Vinci, Quartullo, Iaria, Fasci, Laganà e Pirrello. A disposizione del mister Antonio Malavenda, in panchina ci sono Scopelliti, Morabito, Ripepi, Condiorio, Felini, Alampi e Carnà. Borgo Grecanico invece a disposizione del mister Antonio Cormaci, Crisafulli, Iannò, Latella, Cozzucoli, Nisi, De Pietro e Romeo. ...50 secondi nella ripresa, 0-0... Ricordiamo a beneficio dei nostri telespettatori che il Borgo Grecanico nella ripresa giocherà alla destra dei nostri teleschermi maglia e pantaloncini pistacchio, calzettoni neri, mentre la Ludos Vecchia Miniera giocherà alla nostra destra con la casacca a bande larghe verticali giallo-nera o nero-arancione, Martino commette fallo, e il signor Pietro Iachino comanda un calcio piazzato già battuto da Quartullo, che ha chiamato in causa Lia. Iracà allarga, occhio, pallone che finisce nel sottostante pallone Maro Simone, che dà anche il nome alla contrada. Spesso avete sentito parlare del Maro Simone, dello stadio, dell'impianto, con questo nomignolo. In realtà lo stadio è intitolato al presidente scomparso Saverio Spinella. Il gioco è fermo, calcio piazzato per i padroni di casa. Liuzzo tenterà di mettere in movimento i vari Sglo, Russo, Marra e Focan. Si smarca e riceve la tella. Palla per Martino. Aggancia Pirrello, finisce a terra, gamba all'aria Pirrello, pardon, si trattava di Fasci, arriva Iaria,
accanto a sé il compagno di squadra, Quartullo. Ci sarà uno spiovente al centro area. Un colpo di testa da parte di Lucera, palla fuori area. Attenzione. Non sta giocando molto bene oggi la formazione di casa, ma bisogna considerare che abbia di fronte una squadra ostica. Insiste la Ludos. Spazza Russo, rimessa già battuta, Ludos in avanti, finisce a terra un giocatore ospite, l'arbitro è lì a due passi e non ha difficoltà alcuna a decretare un calcio piazzato fuori dalla formazione regina. Tutto questo dopo 6 minuti e 7 secondi nella ripresa. Al Saverio Spinella di merito Porto Salvo è sempre 0-0 fra Borgo Grecanico e Ludos Vecchia Miniera. Vediamo come capitalizzerà questa opportunità che ha conquistato sulla tre quarti. Parte un tiro cross che supera tutti i compagni e avversari, anche la trasversale difesa da Liuzzo, classe 94, una formazione piena zeppa di giovanissimi, come nello stile del trainer Antonio Cormaci, che come tutti gli sportivi sanno ha vinto tanto, tantissimo, campionati giovanili nelle file della Vallata Bacalati, della Meretese, della Palmese, del Saline. Liuzzo classe 94, Manganaro 96, Caridi 98, Nucera 92, Martino 94, Focà 93, Sglo 91, Latella 93, Nissi 96, De Pietro 93 e Romeo addirittura 97. Urlo di Tarzan. Liuzzo esce a branca e poi di collo piede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo. Ha già recuperato il centrocampo ospite, che appare meglio organizzato nella zona nevralgica, mentre per contro è più arcigna la difesa locale. Le squadre, come abbiamo detto, hanno adottato una tattica guardinga prudente, abbottonata per tutto il primo tempo e parte del secondo. Come dicevano i latini, primum vivere de inde philosophari, come dire, prima non prenderle e poi possibilmente darle. Palla che spiove in direzione di Focà, questi è Nucera, ancora Nucera, si avventura in un dribbling, si smarca e riceve Nicola Russo, palla in zona morta, svanisce l'opportunità. Per i padroni di casa di
Fiondare. Martino conquista una rimessa laterale, allontana volontariamente il pallone sotto gli occhi dell'arbitro. Pirrello e conquista tra virgolette un bel cartellino giallo. Non c'è motivo di innervosirsi per una palla contestata a centrocampo e con il risultato ancora ancorato sullo 0-0. Natella, Alberto Sgro con questo lancio in avanti verso Marra, l'urlo di Munch, Cutrupi, ha già recuperato il centrocampo locale. E per la Ludos indica l'arbitro. Intanto arrivano le prime folate gelide, ancora autunnali per qualche settimana. Poi le dipingeremo come invernali. Sicuramente è tempo per stivaletti, scarponi, sciarpa, guanti, giaccone, cappotto. E cappello, coppola o borsalino. C'è uno strano lancio l'esterno adesso di Liuzzo. Protegge Martino, ancora Martino, guadagna un pestone Martino, rimane dolorante a terra e l'arbitro ferma il gioco. Martino tenta di conquistare un cartellino giallo ma non ci riesce. Stai buono, gli dice mister Antonio Cormaci, che da un po' di minuti sta studiando quale possa essere il tallone di Achille della formazione ospite. Punizione già battuta, e vedete che i giocatori da una parte e dall'altra pretendono la luna nel pozzo. L'arbitro ha diretto bene fino a questo momento, sta dirigendo alla grande, non ha sbagliato nulla. I giocatori che roteano avanti e indietro tentano di confondere il direttore di gara, che non abbocca.
finalmente i giocatori si decidono a riprendere il gioco dopo questa messa in scena sceneggiata, scena madre, pantomima. Arriva completamente sbilanciato Nucera, e sparacchia alla meno peggio, cioè alle stelle. Intanto siamo al quindicesimo dalla ripresa, quindi dopo un'ora di gioco c'è il pit stop con il cambio delle gomme da pioggia o da sole secondo le circostanze. Le Bridgestone, le Goodyear, le Pirelli, le Kleber e via discorrendo. È entrato con il numero 18 Carna, gioca la carta Carnà, mister Antonio Malavenda, abbandona ogni prudenza, ritiene di poter vincere questo match, si spinge in avanti con tutti gli organici, difensori, mediani, attaccanti, nel tentativo di sfondare la muraglia cinese eretta davanti a Liuzzo. Laterale a sostegno praticò con questo cross. Cerca di andarsene Focà, innesta il turbo, va al cross, ancora Focà. L'ultimo a toccare è stato un giocatore del Ludos. Calcio d'angolo per il Borgo Grecanico, 16:50 nella ripresa, sempre 0-0. Parte il cross, palla fuori area, arriva Martino, il suo tiro di collopiede di prima intenzione, pallone che viene tenuto basso ma ne viene fuori un tiro sbilenco che non incanta proprio nessuno, e men che meno l'attento Cutrupi, anche se, come abbiamo più volte sottolineato, i portieri fino a questo momento hanno dovuto timbrare il cartellino della disoccupazione presso il locale ufficio di collocamento. 17:39, sempre 0-0 a Saverio Spinella di Mileto Porto Salvo, tra Borgo Grecanico e Ludos Vecchia Miniera, che veleggiano nella zona centrale della classifica generale e pare vogliono accontentarsi del pareggio, che comunque ha il merito di muovere la classifica. Ludos in avanti, non aggancia la Canà, recupera Liuzzo, unica nota negativa peraltro del match è stato l'abbandono del centroattacco Orlando, bomber della squadra locale. Pallone spazzato come lo spazzaneve di Courmayeur, Madonna di Campiglio e Cortina d'Ampezzo, nel sottostante pallone del Maro Simoni. Tutto questo dopo 19 minuti nel corso della ripresa, quando le squadre sono sullo 0-0. Thank you.
non hanno commesso errori di sorta fino a questo momento, le arcigne e dispotiche corazzate difese hanno stretto le maglie e, come dicono a Roma, non c'è trippa per i gatti, nel senso che gli attaccanti vadano in bianco, anche perché, come tutti sanno, i granatieri hanno bisogno di palloni giocabili e oggi non se ne vedono nemmeno con il navigatore o il cannocchiale delle isole Canarie, se non quello di Monte Palomar. Calcio piazzato per la Ludos, sulla linea di battuta c'è Pratico che poi va a decentrarsi lasciando l'incarico di battere la posizione a Iaria. Dialogano i due, cross sotto porta, Bruno Marra ha il problema di girarsi, traversa, clamoroso, grossissima occasione capitata sui piedi di Nucera. Solo davanti al portiere, Nucera ha colpito quasi a botta sicura, non è riuscito a tenere il pallone basso. Il pallone si è stampato sulla traversa, grossa occasione per la formazione del Borgo Grecanico. Dopo 22 minuti nella ripresa, grossa, grossissima, irripetibile occasione per la formazione di casa di portarsi in vantaggio. Il tiro di Nucera ha colpito la traversa e è tornato in campo. Cerca di andarsene nuovo entrato Carnà, attenzione, riesce in tecli scivolato ad anticipare il cross di Nucera che si perde nello spazio cosmico siderale, inghiottito da un buco nero della galassia nana. Nulla di fatto, 23-06 nel secondo tempo a Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, e sempre 0-0. Poco fa c'è stata una grossa occasione a favore della formazione di casa con il collopiede di Nucera che ha scheggiato la traversa di Cutrupi. Ma la Ludos naturalmente non si rassegna, questo tiro cross la dice tutta. Allo 0-0 tenta in tutti i modi possibili e immaginabili di pervenire al gol, lo ha fatto diverse volte nel primo tempo e anche nella ripresa ci sta provando la Ludos Vecchia Miniera. Una formazione ben messa sul tappeto per Saverio Spinella di Merito Porto Salvo da mister Antonio Malavenda. Bravo.
decisione irrevocabile e irremovibile del signor Pietro Iachino. Sta dirigendo bene a nostro parere. Il direttore di gara di Reggio Calabria. Papera della difesa. La staffilata. Grossa, grossissima occasione per la formazione ospite con Lagana, che si è venuto a trovare da solo davanti al portiere. Ha fatto partire una bordata di inaudita violenza. Alla quale si è opposto l'uomo ragno locale Liuzzo. Ma va sottolineata la prova maiuscola della Ludos Vecchia Miniera qui al Saverio Spinella di Melito Portosalvo nei confronti dei padroni di casa. Viene pizzicato tra virgolette in netta posizione di offside. Non è convinto il mezzo sinistro ospite, ma a nostro avviso le sue ragioni lasciano il tempo che trovano. Attenzione, va in presa aerea, è proprio il caso di dire che abbia preso l'ascensore dell'Empire State Building per andare ad afferrare in presa aerea quel pallone che spioveva lì. Martino si lamenta con l'arbitro che rimane irremovibile, imperscrutabile. Punizione per il Borgo Grecanico, capitan Alberto Sgro con questo lungo lancio in avanti alla Luisito Suarez. Ha arpionato elegantemente Fasci, conquista una rimessa laterale iraca, anzi si tratta di calcio piazzato già battuto. Si sgancia e riceve Quartullo, che poi deve andare in tecli scivolato. Lia mette in fallo laterale. Attenzione, porta sguarnita e naturalmente non si tratta di gol annullato. L'arbitro aveva fischiato per tempo. Anche Bruno Marra viene pizzicato tra virgolette in posizione di offside dall'attento arbitro, che a nostro avviso, questa è la nostra opinione, non pretendiamo che venga spacciata per verità assoluta o per dogma. Ha arbitrato bene Marra, stavolta è buono. Calcia proprio addosso al portiere, grossa occasione per il Borgo. Spallata sotto gli occhi dell'arbitro che
comanda un calcio piazzato a favore della formazione di casa. E vedremo come riuscirà a capitalizzare, se, ma forse. Questa grossa opportunità. Arriva di soppiatto, quasi clandestinamente, Russo, mezzo sinistro della squadra locale, Nicola Russo, specialista dei calci piazzati. Chiede la rettifica della distanza. I furbetti del quartierino da una parte e dall'altra, l'uno tenta di conquistare centimetri mentre l'arbitro conta i passi, e l'altro, cioè la Ludos, tenta di accorciare la distanza rispetto alla linea di tiro. Finalmente arriva il fischio arbitrale, tiro da dimenticare. Nulla di fatto. Intanto c'è una sostituzione nelle file locali, sta per entrare in campo con il numero 17 De Pietro. Ignorata la segnalazione. Sta per entrare in campo De Pietro con il numero 17 sulla schiena al posto di Martino. Ettore De Pietro. Fa il suo ingresso in campo, 32esimo della ripresa, 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, tra due squadre che hanno tentato in tutti i modi possibili e immaginabili di superarsi. Intanto si accendono i riflettori, luci artificiali dunque al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Spiove un pallone in direzione di Bruno Marra, che difende questa palla con i denti e con le unghie. L'ultimo a toccare è stato un giocatore di casa, a parere dell'arbitro, quindi sarà la formazione ospite a rimettere lateralmente all'altezza della linea centrale del campo quando sono passati 32 minuti nel corso della ripresa. Il risultato rimane ancorato sullo 0-0. Si aiuta come può, e cioè in maniera irregolare, a Fasci, difende questa palla Nucera, va in slalom, si libera di 2-3 avversari, limite dell'area, palla sul destro, Nucera non aggancia De Pietro, ma insiste ancora in avanti la formazione locale. È andato al tiro Foca, ribattuto aggancia Alberto Sgò. De Pietro Sgò. Foca non riesce a trattenere il pallone in campo. Foca trentaquattresimo della ripresa, sempre 0-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo. Attacca la formazione ospite,
mette involontariamente al lato Pratico. Latella. Difende Caridi, attacca Latella, non aggancia Nucera. Palla che spiove sulla tre quarti campo, dove non ci sono attaccanti, ci sono invece i difensori ospiti, Morabito, Iracà, Pratico, Lia, Vinci, Quartullo. Non è una partita di calcio champagne esaltante, frizzante, effervescente. È quasi una partita alla camomilla, con rari spunti. C'è stato spazio per i centrocampisti che l'hanno fatta da padroni, sia su un fronte che sull'altro. Le occasioni da rete ben poche, che pure ci sono state sia da una parte che dall'altra. Ultimamente anche la traversa colpita da Nucera. ...36 nella ripresa, 0-0 a Saverio Spinella di Merito Porto Salvo. Siamo nel campionato di seconda categoria Calabria, girone F, a Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, provincia di Reggio Calabria. È sempre 0-0. Attacca la formazione di casa, si difende con ordine e contrattacca. Manganaro, Foca, Nucera, entra in area, cross sotto porta, tiro smorzato, effettuato da De Pietro, che si era venuto a trovare da solo davanti a Cutrupi. Ecco un'altra rara occasione capitata sui piedi della Borgo Grecanico, che in questo secondo tempo è apparso più intraprendente, più pericoloso rispetto agli avversari, che pure hanno avuto occasioni per fiondare a rete. Cross sotto porta, si aiuta come può De Pietro, e cioè in maniera irregolare a parere dell'arbitro. Punizione già battuta, palla imprendibile anche per Usain Bolt o per Super Flash, il supereroe. Si avventura in un dribbling, vede il portiere fuori dai pali, il mezzo sinistro Laganà tenta di sorprenderlo con un improbabile pallonetto dai 35 metri, cerca di andarsene. Attenzione, stava nascendo un clamoroso gol. E per poco la Ludos vecchia miniera comunque va annoverata tra le occasioni da rete questa incursione. E vedete che non ha nessuna intenzione di rinunciare ad attaccare per tentare di vincere questa partita.
la formazione ospite. C'erano due in fuorigioco, già battuto, si sgancia e riceve Nucera, cerca di allungare sul settore, sulla corsia destra. Intanto c'è una sostituzione nelle file ospiti, il gioco è fermo. Si perde tempo, una tattica vecchia come il mondo. Entra con il numero 14 Ripepi, ultimi assalti 40 e 42 nella ripresa. Le squadre non rinunciano sia da una parte che dall'altra a Alberto Sgro, si avventura in un libro, perde palla. Rimane però alle maglie Pistacchio. Cross sotto porta. Commette anche fallo. Quarantuno nella ripresa. Partita che si avvia a meno di... qualche tiro della domenica, forse. Partita che si avvia verso lo 0-0, forse era quello che tutti si aspettavano, forse quello che tutti cercavano. Pareggio fa sempre storcere il naso, ma ha il merito di muovere la classifica. Cerca di andarsene Bruno, viene anticipato Bruno Marra. Squadre molto lunghe, attenzione, tiro, grande, grandissima parata, si scatafascia in orizzontale Liuzzo e salva e fa rimanere l'urlo strozzato in gola. Verso De Pietro che conquista. Gioco è fermo, un giocatore della Ludos a terra, accorrono un po' tutti, massaggiatori, presidenti, allenatori, compagni, dalla panchina in campo, scene madri, naturalmente non c'è nulla di, a nostro avviso, se non una sceneggiata come tante altre. Ha rifiutato perfino l'aiuto di Antonio Cormaci. C'è una sostituzione che viene invocata. Intanto i minuti scorrono, 44. Siamo ormai in chiusura del match e il risultato di 0-0 sembra quello preannunciato con la divisione, la condivisione della posta in palio che serve per muovere la classifica di due squadre che
puntano alla salvezza comoda senza passare per la tagliola per la lotteria per le forche caudine dei playout. Salvezza comoda e tranquilla dalla porta principale. Ci sentiamo di poter scommettere su questa eventualità. Due squadre in salute, ben messe in campo sulla scacchiera dai due trainer, giovani trainer come Antonio Malavenda e Antonio Cormaci. 45esimo dalla ripresa, punizione che verrà battuta dal capitano Alberto Sgro e potrebbe essere questa l'ultima occasione. 45-33, potrebbe essere questa l'ultima possibilità per la squadra di casa di venire a capo di questa partita. Che altrimenti si concluderà sul nulla di fatto, sul risultato bianco, risultato ad occhiali, e cioè 0-0. Spiove un pallone in area, libera la difesa ospite, punizione per il Borgo già battuta, l'arbitro ha alzato la mano per indicare i minuti di recupero che potrebbero essere 3 o 4. Palla che spiove, attenzione Marra, viene sgambettato all'ingresso dell'area, punizione per il Borgo Greganico. Nel primo dei minuti di recupero concessi dal signor Pietro Iachino, che a nostro avviso ha diretto bene in maniera impeccabile, non ha sbagliato nulla. Le squadre hanno potuto mettere in vetrina e in passerella il loro gioco nel tentativo di superarsi. Non ci sono stati ostruzionismi. Una partita aperta, leale e sincera. Le occasioni ci sono state, non moltissime, ma ci sentiamo di poter dire che siano state almeno 3 o 4 nette per il Borgo Greganico e altrettante per la Ludus Vecchia Miniera. Nicola Russo. Attimi palpitanti per la terza punizione battuta da Nicola Russo, con uguale risultato a quelle di prima. Alta, altissima, sopra la trasversale. Non è giornata per il mezzo sinistro locale, che non ha azzeccato nemmeno una delle numerose punizioni. E c'è ora spazio per il numero 15, Cozzugoli. Esce Focà ed entra Cozzugoli. Intanto un altro giocatore abbandona il terreno di gioco a spalla
si tratta del giocatore della Ludos. Attacca ancora la Ludos. Punizione per la Ludos, attenzione che gli ospiti tentano in tutti i modi possibili e immaginabili di venire a capo di questa partita. C'è una punizione concessa dall'arbitro, due metri dentro l'area, pardon, fuori dall'area. Punizione diretta, tutta la Ludos in avanti e tutto il borgo in difesa. Parte il cross, spazza la difesa, l'arbitro controlla il cronometro, ancora ancora non fischia alla fine, e allora è proprio in questo momento lo fa. Borgo Greganico e Ludos 0-0, ha diretto il signor Pietro Iachino. Abbiamo già detto delle occasioni capitate su un fronte e sull'altro, e va in onda la scena che dovrebbe verificarsi tutte le domeniche, e cioè i giocatori che finita la partita si abbracciano, pacche, batti 5, abbracci, e i giocatori che escono tranquilli, sereni e beati. Ringraziamo per la cortese attenzione, la linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo. Francesco Surace, direttore sportivo della Ludos Vecchia Miniera, per commentare questo match. È stata una partita abbastanza equilibrata, dove si sono affrontate due squadre che vengono da un periodo positivo, immagino anche loro. Sicuramente loro in casa faranno il suo fortino migliore per conquistare dei punti salvezza, hanno conquistato anche qualche punto esterno, so che si sono rinforzati in alcuni reparti e quindi sicuramente non avranno difficoltà a salvarsi e a conseguire l'obiettivo. Dal canto nostro noi cercheremo sempre di migliorare il nostro andamento, anche se abbiamo avuto degli alti e dei bassi. Ecco, il mercato di riparazione stiamo cercando di puntellare dove appunto ci manca qualcosina. Per l'inserimento nella griglia dei play-off? Sicuramente noi siamo partiti per migliorare la scorsa stagione senza delle pretese di vetta. Sicuramente, visto l'organico e visto i sacrifici che sta facendo la società, abbiamo tutte le carte in regola, secondo me, per stare appunto dietro le prime della classe. Sicuramente non ci tireremo indietro fino all'ultimo. Comunque una squadra ben messa in campo, ben organizzata, che ha avuto le sue palle golle, che certamente ha giocato con carattere e personalità in una fossa dei leoni come il Saverio Spinella di Melito Portosalvo. Appunto, quello che dicevo io, è sempre difficile venire a giocare in questi campi, specialmente a Melito, e quello che dice lei ovviamente è merito del mister, che durante il lavoro settimanale sta cercando di far giocare la squadra a calcio, che in queste categorie non sempre avviene sicuramente, e quindi abbiamo una nostra identità di gioco che ovviamente, anche perdendo le partite, ci permette di essere soddisfatti quando ci esprimiamo al meglio. Poi non sempre il campo ci dà ragione, perché comunque il pallone rotondo e anche giocando meglio non sempre abbiamo portato a casa i punti che meritavamo, però fa parte del gioco insomma. Anche le cosiddette grandi del campionato hanno paura di questa Ludos Vecchia Miniera.
Questo ci inorgoglisce, ci rende felici, in primis la mia persona in qualità di direttore sportivo, perché vuol dire che abbiamo fatto un bel lavoro. Nell'anno scorso ci siamo salvati con i play-out, quindi quest'anno cercheremo, come ho già detto prima, di migliorare la classifica dello scorso anno e possibilmente fare lo sgambetto a tutti, perché noi a viso aperto ce la giocheremo da qui alla fine con tutti, come stiamo facendo. Infatti abbiamo conseguito anche degli ottimi risultati con delle teste di serie, chiamate così, diciamo. Parlando della partita, una squadra che non si accontentava del pari, fino all'ultimo ha tentato di rientrare in riva allo stretto con l'intera posta in palio in saccoccia. Ci abbiamo provato fino alla fine, contro una squadra ostica appunto che ha conseguito anche degli altri punti contro squadre anche più blasonate. Sicuramente abbiamo avuto anche l'occasione per segnare con una gran parata del portiere locale che veramente è volato sulla conclusione a tu per tu. Ovviamente non sono queste le partite che possono determinare o non determinare un andamento positivo del campionato. Noi continuiamo a lavorare come stiamo facendo e sperando di migliorarci, ovviamente partita dopo partita. La classifica si è sgranata, praticamente due tronconi. Perché comunque le squadre, diciamo, davanti non perdono colpi. Noi dopo un buon filotto di risultati positivi, due sconfitte che ci hanno fatto distaccare appunto dal gruppo di testa, sperando che possano perdere qualche colpo come fanno tutti in pratica. E ancora il campionato è lungo. Assolutamente sì, anche se siamo giunti quasi alla conclusione del girone d'andata, cercheremo di fare più punti possibili da qui alla chiusura del girone d'andata per giocarci tutte le carte fino al rush finale, insomma, che poi arriverà ad aprile. Questo Ludos Vecchia Miniera è un quartiere di Reggio Calabria, in che zona? Di Arangea, nasce un paio di anni fa ad Arangea, c'è stato uno step che ci ha visto prima nei campionati amatoriali per poi fare il passaggio nel dilettantismo e ovviamente ci sono tutte le carte in regola per poter fare bene anche in prospettiva. Antonio Malavenda, il trainer della Ludos Vecchia Miniera, a lui il microfono. Nulla, appena conclusa la gara è venuto fuori questo pareggio, diciamo tirato da parte di tutte e due le squadre, perché serviva un episodio per sbloccare la gara, non è avvenuto né da parte loro né da parte nostra. Noi ci ha aiutato la traversa, nell'unica occasione hanno avuto loro e noi nella nostra occasione. È stato bravissimo il portiere locale con una super parata a negarci la vittoria proprio allo scadere. Avevo un po', diciamo, di timore per questa trasferta, oltre perché reputo il Borgo Recanico una squadra comunque molto ardua da affrontare, molto competitiva, soprattutto per le molte assenze che si registravano da parte nostra. È un periodo dove siamo sommersi dagli infortuni, però sono soddisfatto perché la bontà dell'organico mi permette di sopperire. Incombeva come una spada di Damocle su questa partita il pronostico 1x2, in ogni caso i pareggi hanno il merito, sì, fanno storcere il naso, ma hanno il merito di muovere la classifica. Sì, è un buon punto sicuramente quello accumulato, era una partita da tripla perché comunque i punti che si distanziano fra noi e il Borgo Recanico sono pochi e quindi il valore delle due squadre si equivale. Ripeto, la potevamo spuntare noi, la potevano spuntare loro. Si è deciso per un pareggio, tocca rifarci domenica prossima. Nulla, ringrazio soprattutto il Borgo Recanico per la disponibilità, perché ogni qualvolta veniamo qua ci fanno sentire degli ospiti ben accolti. Spiovono i complimenti su Antonio Malavenda per come abbia saputo mettere sul tappeto la squadra con un modulo efficace, efficiente e funzionale. Sì, la squadra si è ormai abituata a giocare con diversi sistemi di gioco e questo mi permette di poter variare le carte in gioco sia partita dopo partita che ogni qualvolta anche a partita in corso. Il merito però è soprattutto dei ragazzi, perché lo dico sempre, non dobbiamo andare avanti con sistemi di gioco definiti, ma dobbiamo avere dei principi di gioco che sono una cosa ben diversa, che ci permettono poi nel momento in cui interpretiamo la gara di interpretare darla anche in maniera diversa, ma senza mai tralasciare quei principi che ci poniamo alle basi. Regium, Scillese, Archi, Melito, comunque tutti hanno paura di questa squadra.
Ma il nostro obiettivo è quello, dare fastidio a tutti, ci sono squadre attrezzatissime per la lotta e la vittoria del campionato, ma noi siamo una società che lavora molto sulla forza del gruppo, sulla forza della società, e poi ci mettiamo quello che è nostro, i ragazzi, la squadra ci deve mettere in campo tutte le loro qualità tecniche, qualità tattiche e individuali, e lo staff tecnico che è con me, mister Nino Zumbo e il collaboratore tecnico Pasquale Barrega, ogni settimana ci mettiamo in campo per mettere a disposizione quel qualcosa in più che devo dire i ragazzi stanno mettendo in campo. Mi auguro solo che adesso questa sosta invernale, sosta natalizia che ci sarà, non li facciano latitare dagli allenamenti e che torniamo a correre più come prima o più di prima. I tifosi sognano skinhead, hooligans, campesinos, peones, aficionados. Dove può arrivare questa squadra, mister? No, ma non ci poniamo limiti. Io onestamente, se devo dire la verità, la classifica non la guardo da qualche giornata, perché comunque le somme vanno tirate dopo. Dobbiamo sembra una frase fatta, però dobbiamo andare partita dopo partita avanti e vedere poi al giro di boa dove siamo arrivati. Il nostro calendario è un calendario un po' strano, perché si compone nella fase iniziale di partite molto toste con squadre che al momento occupano posizione di vertice, e poi nella seconda parte del campionato si compone più che squadre che lottano per la salvezza, quindi il ritorno sarà dura con chiunque, sarà dura con chi vuole con andare. Chiunque e per chiunque. Per chiunque assolutamente, quello non gli scontri incrociati. Non lo mettiamo mai, cioè quello lo do per scontato, perché prima di tutto ci deve essere la nostra prova, poi si va ad analizzare l'avversario e si cerca di trovare il lato debole. Nulla, speriamo che comunque, c'è anche da dire che molte squadre rispetto a quelle che abbiamo affrontato usciranno fortificate dal mercato che è ancora in corso, e quindi sarà anche, secondo me, il livello si andrà a alzare nella seconda parte della stagione. E la Ludos che può puntare al quinto posto. Sì, è il nostro sogno di agganciare questo quinto posto, però dobbiamo anche stare attenti a interpretare sempre le partite con l'umiltà giusta, perché quando non l'abbiamo fatto abbiamo preso delle brutte batoste, degli schiaffi che ci hanno fatto svegliare e ci hanno detto se non state attenti invece del quinto posto rischiamo di essere risucchiati. Quello deve essere la nostra ambizione, senza tralasciare però che solo attraverso il sacrificio ci possiamo arrivare. Mister Antonio Cormaci, era una partita da tripla o no? Eh sì, si è rivelata così. Ovviamente sapevamo che di affrontare una squadra abbastanza forte, loro hanno dimostrato. Certo, noi pensiamo a noi e pensiamo alle due occasioni colossali che abbiamo avuto. Purtroppo in una abbiamo preso la traversa, in un'altra non abbiamo calciato di prima intenzione come predico sempre, e il portiere è stato bravo a parare. Poi alla fine loro ne avevamo proiettati in avanti alla ricerca della vittoria, però loro in contropiede hanno avuto una grossa occasione e Liuz è stato bravo a dire di no. Due squadre in salute che comunque con un pareggio muovono la classifica. Sì, noi eravamo reduci da tre vittorie di fila, non è che le possiamo vincere tutte ora, è normale che un mezzo passo falso ci possa essere nel nostro cammino. Poi abbiamo avuto subito, quasi subito, l'infortunio di Orlando, quindi avere in una situazione che si è creata in settimana, perché anche abbiamo almeno quattro attaccanti acciaccati fuori che stavano facendo bene, tipo Tripodi, Zerbi, che non sono stati nemmeno convocati, quindi in una situazione un po' così deficitaria in attacco, perdere Orlando subito è stata una mazzata. Rispetto agli obiettivi comunque, che sono quelli della salvezza comoda senza passare per la lotteria dei play-out. Sì, è giusto pensare pure ad altro, secondo me, però prima dobbiamo pensare alla salvezza, perché se noi ci discostiamo, appena abbiamo sentito un po' di aria
di alta classifica, guarda caso ci siamo fermati, quindi può essere pure che ancora non è che siamo pronti a... Avevate di fronte la quinta forza del campionato. Appunto per questo, quindi vincere oggi era importante perché ci proiettava e faceva stare un po' tranquilli. Sto risultato così ci lascia un po' di rammarico in bocca solo per le occasioni che abbiamo avuto, perché poi secondo me nel primo tempo c'era un rigore per un fallo di mano al nostro vantaggio, l'arbitro non se l'è sentito di chiamare, noi non cerchiamo sempre di non protestare, di non dare comunque avete all'arbitro, però l'arbitro non ci può rispondere, l'altro volta ha dato il rigore, che non vuol dire proprio niente, secondo me è una cosa stupida che di un arbitro che non ha risposta del genere, e non c'entra la partita scorsa o la partita di un mese fa che ci ha arbitrato, non c'entra niente, perché noi non andiamo a lamentarci mai. Noi abbiamo subito almeno 8 gol in fuorigioco clamorose e la vostra telecamera l'ha ripresa, ma non siamo mai andati a battere i pugni in Lega o da chi che sia. Ma se chi perde imputa tutto alla designazione, io no, secondo me oggi noi non siamo stati bravi a vincere, l'arbitro ha sbagliato qualcosa, ci può stare come il mio attaccante ha preso la traversa dentro l'area piccola, l'arbitro può sbagliare una decisione, ma se viene qua viene già con la prerogativa o la cosa che già noi i rigori non ce ne danno, non mi piace proprio. Poi gli arbitri devono crescere, gli arbitri sono giovani, noi cerchiamo di aiutarli, però almeno vorrei che non ci prendessero per i fondelli con delle risposte che non c'entrano niente. Questa è l'opinione di Antonio Cormaci, che rispettiamo, la nostra invece è che l'arbitro abbia diretto bene e che non abbia influito sul risultato finale. Ma io ho detto che non ho detto che ha influito, e ho detto che non può rispondere a un mio giocatore e che ti sembra che ti regali il rigore o non c'entra niente, arbitra, decidi quello che devi fare e basta, non c'è bisogno di avere un arbitro che collabora o che parla con il giocatore, non vuol dire questo, non mi deve dare spiegazioni. Assolutamente, quello che dico io è che non deve dare spiegazioni, ma deve semplicemente... Prossimo turno? Prossimo turno andiamo a Condofuri, domenica prossima, è un derby, loro sono alla ricerca di punti, abbiamo molti ex amici, era una parte che e quindi è una partita con un derby, già la parola derby dice tutto, può succedere di tutto, noi cerchiamo di prepararla per andare a fare bottino pieno come sempre, poi vediamo quello che succede. Roberto Latella, classe 93, che partita hai visto? Era il mio esordio col Borgo Grecanico, peccato, sono rammaricato perché potevo portare a casa i 3 punti, abbiamo avuto le occasioni per farlo, però dobbiamo imparare da questo pareggio che è sempre utile. Capitan Alberto Sglo è un po' rammaricato per la vittoria che poteva starci, che tutto sommato un pareggio che muove la classifica. Sì, siamo un po' rammaricati perché queste partite le dobbiamo vincere assolutamente. Siamo partiti bene all'inizio con un pressing alto, gli avversari devo sottolineare che sono una grande squadra, hanno giocato dal primo al 90 minuto giocando sempre palla a terra e non buttando la mano. E abbiamo avuto un po' di difficoltà all'inizio, poi col passare dei minuti abbiamo preso in mano i reti nel gioco, però davanti alla porta dobbiamo segnare, non possiamo sbagliare quei gol, però è così. All'ultimo ci stanno facendo solo l'unico tiro in porta loro, ci stanno facendo il gol, però un punto ciascuno non fa male a nessuno. Prossimo turno? No, il prossimo turno è che quando fuori il derby. Questa è una partita che può succedere di tutto, non c'è chi è avvantaggiato o no. Speriamo di. Sulla terra battuta. Sì, sulla terra battuta di quando fuori là sotto. E là non c'è uno che può vincere, uno che non può vincere, è un derby, quindi derby. Per il quinto posto c'è ancora spazio o si punta alla salvezza comoda e tranquilla? No, noi siamo con l'obiettivo di salvarci senza entrare nei playout, la prima cosa è questa, poi se viene qualcosa in più ben accetta. Una squadra che riceve complimenti a partire. Sì,
sì. Complimenti non fanno punti ma fanno morale. Sì, no, in effetti sono ora questa è la quarta partita che non perdiamo. Abbiamo avuto 10 punti, quindi che dire, è una cosa buona, no? Informazione rimaneggiata. Sì, abbiamo avuto qualche piccolo acciacco con Orlando che si è stirato, Isaiku che era squalificato, il centro della difesa che era un nostro, diciamo, un punto di forza. Però ribadisco sempre una cosa, il Borgo non è solo 11 giocatori ma sono 20, quindi chi entra ha fatto il suo dovere. La nota positiva sono i tifosi che rumoreggiano abbastanza. No, sì, i tifosi sono sempre a sostenerci, quindi quella è la marcia che ci ha dato in più. Questa volta non siamo riusciti a fare gol, in bocca al lupo all'avversario e complimenti. La critica è disposta a spendere qualcosa su questa squadra? Questa squadra, diciamo che per me, a mio modo di vedere, non manca niente, assolutamente niente. Ribadisco, siamo una squadra giovane e con voglia di crescere e di imparare. Non possiamo essere con le prime 5, prime 2, prime 3, prime 4 in classifica perché hanno una marcia in più loro. Però noi siamo una squadra giovane, ribadisco, e cerchiamo di fare sempre il meglio ogni domenica.